Wow! Proprio oggi ho approfittato per leggermi, penso per la prima volta, il numero uno di Dylan Dog, L'alba dei morti viventi. Penso perché io ricordo di averlo sfogliato, visto che mio fratello ce l'aveva insieme ad altri vecchi numeri di Dylan Dog, ma non penso di averlo mai letto realmente, quindi anche per me questa è stata la prima volta che ho letto il primo numero di Dylan Dog, scritto dal suo creatore Tiziano Sclavi e disegnato magnificamente da quell'angelo Stano che tutt'oggi disegna e lavora per Dylan Dog. Io infatti quest'anno ha disegnato tipo il numero, quello intitolato L'ora del giudizio, dove manteneva praticamente magnifico il suo stile. Questa versione a colori poi è addirittura perfetta, anche i colori si addicono perfettamente allo stile di Stano che ricorda volutamente quello stile horror B-movie degli anni Ottanta. Bello pure il redazionale scritto da Tiziano Sclavi, in cui alla fine si augura di poter essere qui a ringraziare i suoi fan anche per i 40 anni di Dylan. E alla fine dell'albo c'è anche il primo redazionale che fu scritto da Sergio Bonelli in occasione del numero 1 dell'86. E che dire, una storia che io grosso modo me la ricordavo perché l'anno scorso Recchioni l'ha rifatta alla sua maniera, no, per il ciclo 666. Però devo dire, leggere poi la storia e con i dialoghi originali di Tiziano Sclavi è tutt'altra storia. Indubbiamente, insomma, un numero uno per certi versi inarrivabile. Cioè, andatemi a trovare un altro numero uno di un qualsiasi fumetto, quindi anche di quelli precedenti a Dylan Dog, che sia già così perfetto, che già presenti tutte le caratteristiche vincenti del fumetto, delle storie, dei personaggi, no? L'horror che qui viene citato, ovviamente, gli zombie di Romero, ma anche il personaggio di Dylan, no? Che riesce a essere questo sciupa femmina, indagatore dell'incubo, con un forte, marcato sarcasmo. E, ovviamente, come dimenticare, il suo mitico assistente, Groucho. Ed esattamente si vede prima Groucho e poi Dylan, eccolo qua. Il mitico personaggio di Groucho che Tiziano Sclavi volle mettere nella sua serie, inventata da lui, Dylan Dog, anche se all'inizio era indeciso se mettere il Groucho, insomma, dei fratelli Marx o l'Igor del film Frankenstein Junior. Alla fine, meno male che decise per Groucho. E mai scelta fu più azzeccata. Un partner assolutamente che spezza il ritmo e rende il tutto più esilarante e più divertente. Anche se, ripeto, lo stesso Dylan ha sempre avuto un sarcasmo abbastanza marcato e assolutamente c'era già tutto da questo primo numero. Sempre in questo primo numero si incontra la storica nemesi del nostro Dylan, ovvero il mitico dottor Xabaras, che già il nome è tutto un programma, no? Visto che, come si scopre, è praticamente l'anagramma di un nome del diavolo, di uno dei nomi del diavolo. Insomma, cosa dire? Davvero un'ottima, ottima lettura. E dire che, ripeto, tutti gli elementi vincenti di Dylan c'erano già in questa prima storica avventura, davvero. Ultima cosa che voglio far notare, in questo disegno dietro, che fu anche uno dei primi frontespizi, c'era già anche, proprio dietro Groucho, c'era il mitico Mana Cerace di Claudio Chiaverotti.